Buonasera a tutti, bentrovati in una nuova live qui su Twitch del giovedì sera. Un salutone a tutti, un saluto a tutti quelli che si stanno collegando e che si collegheranno in seguito. Un saluto a tutti. Oh, buonasera. Allora, questa sera live sul premio Goncourt, perché andava fatto. Quest'anno non abbiamo fatto una live, una grande preparazione al premio Goncourt, perché non mi ero preparato, non avevo seguito tutto il variegato iter e tutti gli step di candidature dei vari premi letterari francesi, perché poi, come sapete, i premi letterari francesi funzionano diversi rispetto a quelli italiani, sono tutti insieme, cioè vengono annunciati tutti nello stesso periodo, cioè questa che è la settimana dei premi letterari francesi in cui vengono annunciati tutti i vincitori. Precedentemente nei mesi, negli ultimi mesi c'erano state le candidature, però non l'avevamo seguita tanto. E diciamo che il campanello d'allarme è arrivato grazie al gruppo Telegram degli abbonati, il gruppo Telegram dei tacchini, in cui era stato segnalata questa cosa, che c'era un italiano candidato al Goncourt. Notizia assolutamente clamorosa, e che quindi poi eravamo andati ad approfondire, a ricostruire un attimo chi era, perché, come è possibile. E diciamo, non solo era candidato, era un papabile vincitore, un frontrunner molto forte. E come vedremo stasera, che cerchiamo un attimo di ricostruire cosa è successo al Goncourt di quest'anno, non ha vinto per pochissimo. Di chi sto parlando? Sto parlando di Giuliano da Empoli. Giuliano da Empoli, che in Italia, pubblicato da Mondadori, ha scritto Il mago del Cremlino, ma che ha scritto questo libro in francese, essendo lui, mi avete corretto, bravissimi nel gruppo, non nato in Francia, ma nato in Svizzera, nella Svizzera francese. Essendo lui svizzero, ha scritto Il mago del Cremlino in francese, lo ha pubblicato in Francia con Gallimard, e poi sostanzialmente se lo è autotradotto, lo ha riscritto in italiano per pubblicarlo con Mondadori. Questo gli dava la possibilità di gareggiare al Goncourt, a qualsiasi premio letterario francese, e è arrivato a un passo vero e proprio da vincerlo. Allora, poi Emma ci mette già un po' di ci dà un po' di info in chat. Giuliano da Empoli a fine ottobre ha vinto il Grand Prix du Roman dell'Académie Française. Il mio francese fa non è fa schifo, il mio francese non esiste. Quindi era assai improbabile che potesse aggiudicarsi il Goncourt, visto che Didier de ok, presidente dell'Accademia Goncourt, ha più volte ribadito la volontà di non assegnare più premi a uno stesso libro per aiutare i librai. Benissimo, questo è vero, però la notizia che è stata data oggi è che l'assegnazione del Goncourt a, fermi un attimo che trovo il nome, a Brigitte Giraud, che è la vincitrice, è arrivata al 14° giro, perché sostanzialmente il Goncourt funziona un po' come il campiello nelle candidature, no? Un po' come le candidature al campiello, solo che sono ancora meno i giurati del Goncourt, se non sbaglio, rispetto a quelli del campiello. E quindi ci sono una serie di round di candidati, come dire, di votazioni, finché non si arriva a un esito, e alla 14ª votazione il voto del presidente vale doppio. E allora lì sì, probabilmente questa cosa ha giocato a sfavore di Giuliano da Empoli, questa volontà del presidente di non esatto, di non far vincere allo stesso libro più premi. Però io devo dire che avevo monitorato gli ultimi giorni,
tutte le testate francesi, almeno le testate francesi che io riesco a decifrare, come dire, lo davano tra i favoriti, assolutamente favorito. E fino agli ultimi istanti prima dell'annuncio, anche su Twitter si continuava a parlare solo di Giuliano da Empoli. E infatti è stata una decisione molto difficile. Emma ricorda come l'anno scorso invece l'ottimo libro di Sarr ha vinto al primo turno. Ha vinto al primo turno e sia chiaro, secondo me, quello era un libro così diverso, così forte, così d'impatto, che era ovvio che doveva vincere lui l'anno scorso. Cioè, avendolo letto adesso, purtroppo con il ritardo dell'editoria italiana su questi tipi di opere, non ho dubbi, cioè, è una vittoria sacrosanta. Quest'anno, ad occhio, forse le candidature erano un po'... non c'era proprio quel nome fortissimo, eppure comunque il Mago del Cremlino è stato molto chiacchierato. Io stasera vi parlo. Vi do le mie impressioni sul Mago del Cremlino e poi dopo ci andiamo a sbirciare un po' quali erano gli altri, no? Qual è il candidato che il libro che ha vinto, chi è Brigitte Giraud, che io sapevo proprio così che era pubblicata da Guanda in Italia qualche anno fa, però insomma, poco altro. Mi è dispiaciuto che non siano arrivati in finale due libri, a mio parere molto interessanti. I legami artificiali del 24enne Nathan Devers. Ok, che avevo visto, che parla del metaverso. Wow, ok. E la via clandestine, di Monica Sabolo. Io ho preso il libro. Uno dei precedenti, credo, Eden, che la pubblica la nave di Teseo, Monica Sabolo, che è mezza italiana. Intreccia le vicende dell'autrice a quelle di un gruppo terroristico francese di estrema sinistra. Ah, ok, il corrispondente alle nostre Brigate Rosse. Ok, ottimo. Io ho preso Eden di questa Monica Sabolo, non lo so. E devo ancora leggerlo, però sono molto curioso. Allora, partiamo da Giuliano da Empoli. Perché? Quando ho scoperto l'esistenza di questo libro, ho detto: ok, è già uscito in Italia. Perché non ne ho, perché non lo so? E infatti mi sono chiesto perché Mondadori non ha spinto molto su questo libro. Probabilmente non pensava neanche che avrebbe potuto avere, diciamo, qualche possibilità al Goncourt. Quando l'ha pubblicato a giugno, probabilmente a giugno non c'era ancora, non si era ancora capito che poteva arrivare fino in fondo e poteva anche vincere quello che è il premio letterario più prestigioso dal punto di vista proprio della letteratura dura e pura, ovvero il Goncourt, con alle spalle la pubblicazione in Francia di Gallimard, che è sempre un marchio di sicurezza, come dire, dal punto di vista qualitativo. Che cos'è il Mago del Cremlino? È un romanzo, ok? Perché comunque le vicende narrate sono romanzate, che prende ispirazione dalla figura di un consigliere storico di Vladimir Putin e cambia il nome. Quindi il protagonista si chiama il protagonista, più che il protagonista, sì, diciamo il protagonista, si chiama Vadim Baranov, e conosciuto come il Mago del Cremlino, è stato come dire, il consigliere di Putin dal 2000 al 2020-2021, diciamo così. E quindi tema scottante, tema di estrema attualità, il racconto del dietro le quinte, diciamo così, e di quella che è l'ascesa di Putin, e quindi anche il racconto degli ultimi anni, della Russia, contemporanea. Come però, ok? Perché come avete visto, il libro è abbastanza breve. Devo dire che
che mi ha stupito, visto che la tematica poteva portare a molto approfondimento, molto, come dire, abbondare. Invece è un libro estremamente asciutto, estremamente sintetico, preciso, pulito. Da un punto di vista della, come dire, della tematica, secondo me è un libro estremamente esatto. Nella realtà sarebbe Vladislav Surkov, ok. E, dal punto di vista della tematica, secondo me è estremamente riuscito questo libro. Cioè, le idee, di narrazione e i temi per come vengono trattati funzionano. Funzionano perché c'è un'attenzione molto forte per quanto riguarda la riflessione sul potere. Una riflessione sul potere che prende in considerazione e contestualizza questi discorsi sul paese, sul popolo che vanno a riguardare, quindi la Russia e la Russia contemporanea. Grazie mille, Vicodrome, grazie mille per esserti abbonato. Tutto quello che è un discorso politico, propagandistico, ideologico è trattato con estrema cura. Si sente che Giuliano D'Empoli ha un background anche politico. Se non sbaglio, ha fatto politica attiva, ha fatto parte della giunta Renzi a Firenze, insomma, ha, come dire, esperienza dal punto di vista politico, ma soprattutto interesse dal punto di vista politico, perché tutta quella che è la parte di libro che affronta il tema del consenso, il tema della narrazione intorno alla politica, la narrazione intorno a scelte, provvedimenti, candidati, figure, leadership, gestione della leadership è estremamente interessante e ben trattata, cioè nel senso, con grande precisione. Dal punto di vista della prosa, la sua è una prosa a cui, francamente, non è che gli posso dire qualcosa, perché scrive bene, scrive assolutamente bene, però ha qualcosa che mi stride nella costruzione della frase. Ne parlavo anche con Lisa l'altro giorno. E lei mi ha detto che leggendo poche pagine, secondo lei ha usato un termine che era ipercorrettivismo, una roba del genere, cioè la gestione della punteggiatura, delle virgole, anche l'utilizzo di determinati termini è inattaccabile, ma non rende estremamente ipercorrettismo, esatto, ipercorrettismo, che non conoscevo questo termine, non me lo fa trovare, non è armonica la gestione delle virgole, della punteggiatura, degli spazi proprio della frase, delle assonanze, c'è qualcosa che non mi convince, secondo me. Questo deriva anche dal fatto che lui il libro l'ha scritto in francese e poi lo ha riscritto, tradotto, diciamo così, in italiano. A mio avviso è un'operazione molto complicata da fare e sicuramente se lo avesse tradotto un traduttore esterno, diciamo, diverso dall'autore, sarebbe venuto un libro completamente diverso. E io sono sempre molto curioso di questo punto di vista, no? Però va bene, quindi dal punto di vista della prosa non è un libro che si legge per la prosa, non ha niente di, come dice anche Dante in chat, letterariamente incredibile, basa tutto sulle riflessioni. In teoria baserebbe anche tutto sul personaggio. A mio avviso però c'è un errore, o almeno per me è un errore, di concezione del libro, perché il libro è concepito con una struttura narratore interno. Il narratore interno è sostanzialmente un alter ego dell'autore, in qualche modo, che
attraverso il libro Noi di Zamiatin, ok, che viene utilizzato in apertura e in chiusura come cornice del romanzo, entra in contatto con questo già perso il nome, Baranov, e subito dopo che sono entrati in contatto, questo diventa il protagonista che inizia a raccontargli la sua storia. Ecco, questo meccanismo narrativo io lo trovo sempre un po' troppo abusato e un po' troppo schematico. Qual era, secondo me, qual è la cosa che manca qui? È la personalità del narratore interno. Cioè, non per tirarlo sempre in ballo, ma visto che parliamo anche di Francia, Emmanuel Carrère ha scritto un libro simile, che è Limonov, ok? È diverso, ma poteva esserlo questo libro qua. Questo poteva essere il Limonov del Mago del Cremlino, il Limonov del nuovo Rasputin, il Limonov del consigliere di Putin, e invece è rimasto, rimane un po' più in, diciamo, distaccato, freddo, perché manca la grande personalità del narratore interno. Carrère che cosa fa? Crea un narratore interno che è più forte, che è più ingombrante del protagonista stesso, ma in questo modo di riflesso crea un personaggio letterario indimenticabile come Limonov. Ecco, quello manca secondo me al Baranov di Giuliano da Empoli, perché rimane un personaggio troppo su carta, troppo di ruolo e non abbastanza di personalità, a mio avviso. E quindi i veri difetti di questo libro sono in realtà delle cose che lui fa troppo, in maniera troppo pulita, in maniera troppo perfettina, e che quindi rendono l'opera finale troppo pulita, e un po' fredda. È un libro molto freddo che però a me ha dato delle soddisfazioni alla fine, perché ci sono delle riflessioni sul popolo russo. Ci sono delle riflessioni sulla politica anche alla fine attuale, ok? O comunque i moti del consenso che sono molto interessanti. Raccontare sostanzialmente il momento in cui la Russia era a un bivio, ok? Tra un'apertura verso un occidente e verso altri tipi di modi, di stili di vita, e invece un ritorno a un conservatorismo, il modo in cui si è portato a quel conservatorismo, si è arrivati a quel conservatorismo, e secondo me proprio lì ci voleva quel passetto in più, quel coraggio per renderlo un libro veramente di impatto. Rimane un libro interessante, stimolante, che non avrebbe secondo me sfigurato alla fin fine come premio Goncourt, eh? Cioè, non sarebbe stato il miglior premio Goncourt degli ultimi 10 anni, ma sarebbe stato un dignitoso premio Goncourt, come quello di qualche anno fa, come si chiamava? Dubois, quello pubblicato da Pontale Grazie, cioè il protagonista in carcere, ecco, quello un premio con cui medio, ok? Non mi sarebbe dispiaciuto, non mi sarebbe dispiaciuto, non mi sarebbe dispiaciuto vedere un Goncourt un po' italiano, diciamo così, e ci è mancato molto poco, assolutamente molto poco. È uno stile di scrittura molto classico, ora non so se è decisamente francese, cioè io ho sentito sì uno stile di scrittura francese, ma ho sentito un po' meno coraggio rispetto alla media dei romanzi francesi che arrivano da noi, e poi ovviamente quello è il metro di paragone, nel senso che il modo di scrivere è assolutamente francese, è anche austero in qualche modo, però
gli mancano quei due o tre tratti che veramente lo potevano far diventare un romanzo d'impatto, ok? Quei due o tre tratti di personalità, il coraggio di esporsi un pochino di più, ecco, quella roba lì. L'ho sentito un po' trattenuto a un certo punto del libro, no? A un certo punto ho sentito un po' trattenuto, però ci sono delle riflessioni, soprattutto anche verso la fine, sulla guerra in Ucraina, che sono delle belle riflessioni, secondo me. Il saggio di Masha Jessen non l'ho letto, però era quello, è uscito per Sellerio, vero? Se non sbaglio. Se non sbaglio era quello per Sellerio, che l'ho sempre visto, l'ho sempre tenuto in lista da recuperare, ma non l'ho mai. Esatto, non l'ho mai recuperato. Che lei dovrebbe essere, se non sbaglio, la sorella di Jessen, l'altro autore, quello pubblicato da Einaudi. Come si chiama? Vabbè, lui, avevo letto lui. Sì, lui è un saggista. Lui è un saggista, devo dire che in quello ho percepito che è un saggista, ma il romanzo è un romanzo, cioè al passo del romanzo, al passo della narrazione, e quello secondo me è veramente azzeccato. Su quello è difficile attaccarlo ed è un libro difficilmente attaccabile, cioè gli si può dire poco a questo libro. È scritto bene, porta delle ottime tesi, cioè, veramente l'unica cosa è che è troppo pulito. L'avesse sporcato un po' con della personalità in più sua, no? Ci fosse più lui dentro, ma ci sta il fatto che lui sia un autore diverso dagli autori che normalmente si cimentano con questa roba qua, no? Cioè, lui è più un analista, è un libro che analizza più che è un libro più che raccontare, ed è comunque, secondo me, stimolante. No, ma non è democristiano, assolutamente. È che da un punto di vista letterario gli manca quel graffio in più, gli manca proprio quel graffio che lo rende un po' più personale, ecco, è un po' poco personale, è molto freddo, freddo, impersonale, distaccato. Sì. Ma quel saggio di Masha Jessen deve essere figo, non so se lo sto pronunciando bene, però va bene, sempre lei. Sempre lei è. Quindi mi è un po' dispiaciuto che non abbia vinto il Goncourt, perché insomma avrebbe anche dimostrato una certa cioè non lungimiranza, però una certa la solita puntualità con cui il Goncourt va a premiare anche dei libri un po' diversi dal solito. Ecco, per esempio, ecco chi mi ha ricordato. Mi ha ricordato il Goncourt di qualche anno fa, Villar, quello pubblicato da EO. Non riesco a prenderlo. Comunque, sì, quello che era durante la seconda guerra mondiale, che erano tutti scene. Villar, che raccontava tipo, la gente che andava a contrattare durante la seconda guerra mondiale, politici, lobbisti. Era molto, molto interessante anche quello lì, che narrativamente era l'ordine del giorno, Emma, meravigliosa, precisissima, anche perché sapete che qui nomi, titoli, giusto le case editrici, quelle me le ricordo sempre, ma il resto, molta confusione in testa. Quello era un libro diverso, no? Era un libro narrativamente che si distaccava dal solito romanzo. Ecco, mi sarebbe piaciuto avesse vinto Il Mago del Cremlino. Avrebbe dato comunque un bel segnale. Avrebbe dato un segnale soprattutto agli italiani. E qui voglio togliermi, diciamo, voglio arrivare a un altro punto. Perché il fatto che questo libro in Italia non sia stato minimamente calcolato e in Francia ha quasi vinto il premio letterario più importante, dovrebbe dirci qualcosa, cioè dovrebbe dirci qualcosa a livello proprio di istituzione editoria. Vuol dire proprio che l'editoria italiana è irrecuperabile, ok?
Ok? Cioè, è veramente irrecuperabile, non c'è molto. Non ci sono mezzi termini per definire la situazione. Soprattutto per quanto riguarda la narrativa letteraria, cioè nel senso, la narrativa letteraria in Italia è gestita in maniera assurda, perché un libro del genere, con una tematica così forte, che si vende praticamente da solo e che infatti appena se ne è parlato anche nel gruppo Telegram, la curiosità c'è stata, tutti siamo rimasti curiosi di lei, a tutti c'è venuta voglia di leggerlo. E molti di noi non sapevano neanche che fosse uscito in Italia. È un problema, cioè. Ok che il paragone con la Francia è veramente impietoso, perché c'è un modo completamente diverso di parlare di libri, di vendere libri, di pubblicare libri, di scrivere libri, e quindi. Però ci dovrebbe far ragionare, riflettere un attimo. Ci dovrebbe far riflettere anche il fatto che i libri che vengono candidati ai premi letterari in Italia sono sempre lo stesso tipo di libro, e in Francia invece vediamo una varietà di testi molto più ampia. Infatti adesso andiamo a vedere quali erano gli altri. Sì, un quiz in cui, no, se mi date le copertine e devo entrare nel titolo d'autore, cioè mi date solo la foto della copertina, se dice, cioè, togliete la copertina nel titolo dell'autore, sarebbe divertente. Sarebbe assolutamente divertente, non. Potrei non farcela mai. Allora, aspettate, che. Ok, chi era questo? Ah, questa è Brigitte Giraud. Come la vedete voi? La vedete abbastanza. Aspettate che vi sposto qui in alto. No, qui non si vede più. Vabbè. No, meglio qua. Vabbè, siete sopra la foto, però almeno si leggono le scritte. Brigitte Giraud, vincitrice del premio Goncourt 2022. Ha all'attivo 10 romanzi. In Italia è stata pubblicata in maniera un po' così, altalenante, da Wanda. Qui tre libri in Italia, se non sbaglio, pubblicati da Wanda. Sono L'amore sopravvalutato del 2008, un libro molto breve di 90 pagine. Poi Un anno molto particolare del 2010. 176 pagine e. Ok. Romanzo sull'adolescenza. E adesso, sempre molto breve, sulla novantina di pagine, nel 2009. Quindi, insomma, non un'autrice conosciutissima in Italia. Non so se in Francia sia molto più conosciuta, ha iniziato a pubblicare, cioè ha cambiato negli ultimi anni casa editrice, adesso pubblica con Flammarion, che è la casa editrice di Michel Houellebecq, per intenderci. Per questo a me è venuto quasi in mente che questo libro lo potrebbe pubblicare la nostra amata Elisabetta Sgarbi, con la nave di Teseo, visto comunque i rapporti con Flammarion. Però non è stato annunciato, quindi evidentemente non si era puntato. Cioè, di solito quando viene annunciato un vincitore di un premio letterario e quel libro non è ancora pubblicato in Italia, la casa editrice che ha già i diritti lo dice subito. In questo caso probabilmente nessuno aveva ancora comprato i diritti del libro. Mi viene in mente questa cosa qua. Quindi io credo che possiamo aspettarci una pubblicazione in Italia da parte della nave di Teseo. I francesi in Italia li pubblicano principalmente la nave di Teseo e o un po' Bompiani, un po' Pontalegrazie. Difficile che pubblichi Einaudi, molto poco Mondadori, anzi
assolutamente no, come Feltrinelli, difficile, insomma, di solito sono questi gli editori che puntano sui francesi. Quindi abbiamo detto autrice di cui io so praticamente nulla. Lorma in effetti potrebbe assolutamente, vero, anche Lorma pubblica francesi e tedeschi vengono pubblicati a Lorma, però ecco, Lorma è una casa editrice che può pubblicare i francesi prima che vincano i premi, cioè sono quelle case editrici cliché, sì, anche cliché, cioè è difficile che cliché o Lorma possano permettersi di andare adesso, se non l'hanno preso prima, a prendere i diritti del vincitore del Goncourt, no? Che comunque rispetto a Sar l'anno scorso, da quello che ho leggiucchiato in giro su internet, questo libro di Brigitte Giraud non ha venduto tantissimo. Quell'altro comunque aveva già venduto un pochino, se non sbaglio, era già stato, mi confermerete chi sa più di me, era già stato un piccolo caso editoriale per una casa editrice molto piccola. Ricordiamo che era una casa editrice molto piccola quella che aveva pubblicato il bellissimo, molto bello romanzo di Sara. Quindi questa Brigitte Giraud, il libro, dove l'ho messo? Non l'ho messo? Allora, io nella mia ignoranza, quando ho bisogno di sapere qualcosa di premi letterari francesi, vado su Livre Hebdo, questo sito che, insomma, io poi metto il traduttore, Google traduttore automatico su Chrome per avere una traduzione grossolana e capire di che cosa si parla, perché altrimenti non ci capisco niente. Ecco, si vede qua, ci ha detto di botto fino al 14° round. Lei è la 13ª donna a vincere il Goncourt. L'ultima prima di lei era stata Leila Slimani con Nina Nanna. Molto bello Nina Nanna. E il romanzo che si intitola, aspettate un attimo, Vivre Vite, che vuol dire vivere velocemente, se non sbaglio, una roba del genere, parla dell'incidente in moto del marito di Brigitte Giraud, se non sbaglio, se ho capito più che altro, più che se lo sbaglio, e dovrei parlare di questo. Poi c'è stato tutto un discorso, sono felice che il Goncourt sia nato una donna, non è un argomento che non dovrebbe esserlo, sarebbe ridicolo se fosse stato un uomo. Queste giuste cose che si è tenuto a specificare il presidente dell'Accademia Goncourt, e che sembra il minimo, però bisogna anche ripeterle, cioè nel senso che se non vince una donna e ci si lamenta perché non vince una donna, se vince una donna ci si lamenta perché ha vinto, perché no, cioè ormai è un cortocircuito mentale folle, cioè veramente. Comunque io sono curioso di leggerlo. Tra i quattro candidati, che adesso vi faccio vedere anche gli altri, non era quello che mi incuriosiva di più, ma non era neanche quello che mi incuriosiva di meno, quindi alla fine della fiera Sono curioso e lo spero che arrivi in Italia presto, più presto possibile. Ecco, Il Mago del Cremlino ha venduto più di 100.000 copie in Francia, rendiamoci conto. È per quello che i francesi, cioè tutti i media francesi, erano sicuri che avrebbe vinto. 100.000 copie. In Italia quante ne avrà vendute? 1.000? Io credo 1.000, cioè rendiamoci conto, ma va bene. Durante un incontro Giraud ha spiegato come per la struttura del romanzo si sia ispirata alle installazioni di due artisti contemporanei svizzeri, e adesso leggiamo i nomi, Peter Fischli e David Weiss, dove in un effetto domino cadono di continuo oggetti a rappresentare lo stato precario e temporaneo della condizione umana. Wow, ok, ma allora se... Devo, leggendo ovviamente tutti gli articoli tradotti con Google Traduttore, quindi si capisce poco, però dovrei aver capito che è un romanzo frammentato nella struttura,
se ho capito. Cioè, è un romanzo che funziona a flash, è un romanzo che dovrebbe avere una struttura particolare dal punto di vista narrativo, e questo già mi incuriosisce molto. Poi si è parlato di un romanzo romantico, penso perché comunque è una tematica che lega l'autrice direttamente. Parla della morte del suo compagno, però non lo so, leggendo mi sembra di aver capito che comunque ha un modo di raccontarlo non lineare, però non lo so, forse ho capito male. Intimista, ok, che anche meglio assolutamente. E però devo dire che sono curioso di leggere questo, non sono molto curioso, diciamo, non mi sono messo a comprare i libri precedenti, cioè i libri precedenti mi ispirano un po' poco, i suoi libri precedenti, quindi aspetterò questo, credo, aspetterò la pubblicazione di questo Vivere Velocemente, che non so come verrà tradotto in italiano, però Vivere Velocemente suona male. Spero non Vivere Velocemente o Vivere in Fretta, che no, che è ancora peggio. Però credo che troveranno assolutamente un titolo funzionale. Tra gli altri due, invece, tra gli altri due c'era questo che è. Vabbè, lui, no, non me lo fate pronunciare il francese, che aspettate che vi tolgo. Ecco, lui. Questo libro di Chloé Corman, pubblicato da Seuil, che è ambientato durante la Repubblica di Vichy, tra il 42 e il 44. Già questo. Poi ci sono dei bambini, giusto? Petite fille, sono bambini, giusto? Credo, non lo so. questo era quello che mi ispirava meno. Mi sembra il classico romanzo sulla Seconda Guerra Mondiale, questo, cioè mi sembra proprio, questo mi sembra proprio il romanzo da. Esatto, è un'inchiesta finzionale sui bambini vittime della Shoah e del regime di Vichy. Questo mi sembra proprio il libro da premio letterario, e sono contento, no, non l'ho letto, quindi va bene, però mi fa piacere che il Goncourt comunque candidi libri così, perché è giusto anche candidarli, però che vada anche a cercare cose un po' diverse. Mi sembra indice di, come dire, intelligenza, di brillantezza. Vivere Velocemente, ma sarebbe bellissimo uno spin-off di Fast and Furious intitolato Vivere Velocemente. Sì, bello, bello. Io non sono torinese, io non sono assolutamente torinese, io sono veronese, quindi il francese non è proprio affare mio. Da buon veronese invece padroneggio ottimamente lo spagnolo, perché tutti sanno che lo spagnolo e il veneto sono la stessa cosa, e infatti il mio TikTok è pieno di veneti che vanno a parlare in dialetto in Spagna e vengono capiti. No, infatti torinese, non so dove sia uscita questa notizia che sono torinese, non, proprio zero. E invece quello che mi incuriosiva di più è che mi sembrava veramente il libro più interessante è Una somma umana, come traduce Google traduttore, Una somma umana, Un somme umain, vabbè, lui, di Mackenzie Orsel, lui, praticamente, dove ho tradotto ah, che bravo, aspetta, vedete. Non lo vedete, aspettate un attimo, fermi tutti, mi muovo io e muovo voi. Ho tradotto la quarta di copertina e allora, la voce dell'eroina ci giunge dall'oltretomba, anonimo incarnato, è la voce di una donna e di tutte le donne. Ci racconta in quaderni rubati al tempo, alla morte di un'infanzia rubata, insomma,
Vabbè, Google traduttore non è proprio. Un'adolescenza lacerata, una vita e un destino infranti. Cresciuto in paesino di provincia dove regnano pettegolezze e pettegolezzi, va bene. Trascurato dai suoi genitori, in particolare dalla madre che preferisce le rose nel suo giardino, non trova quasi più conforto alla donna, la nonna. Amorevole, lei scappa a Parigi nella speranza di guidare una vita libera dai fantasmi del passato. Vabbè, comunque, sembra interessante questo libro. Sono anche lungo, 580 pagine, però era quello che mi ispirava un po' di più, tolto il mago del Cremlino, che assolutamente, però quello lo stavo leggendo. Ma questo qua non lo so se arriverà mai in Italia, anzi, secondo me non arriverà mai, perché molti di questi libri, cosa che hai risposto tutto, chat, tutto, non arrivano. Cioè, arriva chi vince, ma i candidati è difficile che arrivino. A me mi sarebbe comunque incuriosito leggerlo. Emma cosa ci dice di Orcel? Secondo voi. Ah, no, come? No, Emma, com'è il secondo volume di una trilogia? Questo è un problema, allora. E dobbiamo pubblicare tutta la trilogia, ragazzi. Tocca pubblicare tutta la trilogia. Dobbiamo trovare l'editore giusto e rompere le palle a questo editore finché non la pubblica. Perché sono curioso adesso, voglio leggere. Come mai? Ecco, questo è il classico libro da Clichy. Questo è proprio il classico libro da edizioni Clichy. Adesso dobbiamo sentire edizioni Clichy e gli chiediamo perché non ha ancora pubblicato questa trilogia, che mi sembra molto interessante. Sì, notoriamente amo Einaudi, notoriamente amo Einaudi, che però sta, cioè, ragazzi, oggi mi è arrivato un libro da Einaudi che non ho richiesto. Aspettate, questo inciso, mi è arrivato un libro che sembra molto figo da Einaudi che non ho richiesto, ed è il nuovo libro di Paul Auster. Ne parleremo presto, dopo che avrò finito l'altro mattonazzo di Einaudi, che è la biografia di Roth, che è la biografia romanzata di Stephen Crane, autore che io non conoscevo, ma che sembra veramente interessante e che Sellerio ha recentemente ripubblicato, di cui Sellerio ha recentemente ripubblicato il romanzo più famoso, tradotto da Alessandro Barbero. Molto interessante, perché quest'uomo qua ha vissuto 28 anni. Poi è morto, ma comunque ne parlano come di uno scrittore molto importante per la narrativa americana del Novecento. E non lo so, io ho subito pensato a Thomas Wolfe, a quegli autori un po' maledetti, ma c'è una vita assurda e voglio leggerlo al più presto, questo libro di Paul Auster. Sì, esatto, chiamiamo Franziska. Chiamiamo subito Clichy, perché questo è il libro a Clichy, ma a mani basse. Ah, ok, variano tra 4 e 5 i candidati finali. Anche questo è interessante, che non ci sia un numero fisso. Esatto, il segno rosso del coraggio è. L'ho appena ripubblicato Sellerio, ma c'è in varie edizioni, c'è l'edizione Garzanti, c'è l'edizione, però con la nuova traduzione di Barbero, e quindi io ho puntato anche quello, assolutamente, ma prima mi leggerò questo librone di Paul Auster, sono 900 pagine, e speriamo sia bello, visto che sono 900 pagine.